Più di un adolescente su dieci è in sovrappeso, anche se è in calo il consumo di bibite zuccherate e gassate rispetto agli anni precedenti. Solo uno su dieci fa attività fisica quotidiana, due su dieci hanno sperimentato più bevande alcoliche nella stessa occasione, quattro su dieci hanno avuto esperienze di gioco d'azzardo. I numeri fotografano gli stili di vita e i rapporti sociali al fine di indirizzare la regione toscana verso un percorso di salvaguardia dei più giovani. Si deve agire in famiglia e a scuola. Professore, quali sono i comportamenti più a rischio dei ragazzi? Allora, quest'ultima rilevazione, che appunto cerca di mettere in evidenza quelli che sono i comportamenti sfavorevoli alla salute, in particolare l'uso dell'alcol, che appunto nell'età evolutiva dovrebbe essere completamente evitato, ci mostra come, anche se le percentuali sono contenute sul 10-15%, però come i ragazzi dichiarano di aver fatto uso di questa sostanza, di averla fatta in maniera diciamo eccessiva col binge drinking quindi più unità alcoliche in breve, in breve tempo, di aver Avuto un'ebriacatura nell'ultimo mese. Quindi la preoccupazione può derivare dal fatto che. L'uso di questa sostanza è deleterio per la salute. Un altro aspetto è la sedentarietà, che anche questa è collegata a un sano stile di vita, dove le raccomandazioni internazionali, che sarebbero di un'ora al giorno di attività fisica tu, eh, tutti i giorni della settimana, appunto soltanto un 20% dei ragazzi toscani appunto, arriva a, queste, a questi livelli di attività fisica. Avete fatto un...